Buongiorno, io Brenno. Benvenuto in Italia con un po' di ritardo, te lo diciamo. Senti, la parata più bella è quella che vorresti dimenticare. Eh, buongiorno, eh, penso che, che la parata più bella eh, che ho fatto e eh, tra, tra adesso. Il della partita scorsa fu. Fu difficile eh, quella del calcio d'angolo in primo palo e, e quella che ah, sì, e quella che, che, che voglio dimenticare la, la prima palla contro Palermo nella prima partita, quella, quella voglio dimenticare. Sì, ciao, ciao Brenno, eh, ti chiedo la tua decisione di venire in Italia da un altro campionato e perché hai, scelto, poi perché hai accettato la piazza, la piazza di Bari? Eh, sempre eh, è stato un, un sogno eh, per giocare qui in Europa e, e quando... Eh, Surgito la, la possibilità di venire a Bari, io sono stato eh, felice perché è una piazza importante qui in Italia e, e, e per me eh, è importante essere giocando qua e, 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 e conoscendo un'altra cultura, un altro paese, quindi eh, sono, sono molto felice qua, anche la mia famiglia, loro, loro sono felici qua. Prego, Franco. Adesso può lavorare l'interprete perché faccio la domanda a Pissardo e Farroni, quindi è venuto per loro due, suppongo ah, a pensare, in... praticamente due mesi fa. Non è solito, italiano e quindi hai parlato italiano, credo che sia venuto per voi due l'interprete, quindi stai attento, Riccardo. Per l'italiano, uh -huh. eh, no, volevo sentire anche loro due perché, perché eh, è sempre un ruolo eh, molto delicato quello di, di, di portieri che si devono allenare aspettando Godot aspettando chissà chi aspettando soprattutto che Brenno abbia qualche problemino come per esempio Domenica che vi ha fatto, ha fatto sperare Pissardo no? per quel momento come, come si vive da, eh, tutti e due potete dire no? in questa situazione a Bari bella ma di attesa sicuramente è un ruolo delicato come ha detto anche lei Ovviamente per il bene di tutti è impossibile sperare eh, che Breno si faccia male, cioè, penso sia proprio la base. Eh, no, assolutamente no. Cioè, eh, soprattutto eh, dobbiamo essere bravi a continuare ad allenarci bene, a farci trovare pronti eh, se mai un giorno dovesse capitare l'occasione. Io penso che, vabbè, ha detto Ale quello che c'era da dire. Io penso che quando sono venuto qua, almeno parlo per me, io sapevo quale sarebbe stato il mio ruolo e non, non ho diciamo, alcun tipo di pretese. Spero che Brenno faccia sinceramente 38 partite e stia sempre bene. Eh, però è un ruolo che appunto devi allenarti, sai che comunque uno gioca e gli altri due guardano, però nel senso quando, quando e se ci sarà l'opportunità, se ti alleni sempre bene è molto più probabile che tu ti faccia trovare pronto e quindi dobbiamo continuare così, soprattutto allenarci bene per alzare la qualità dell'allenamento e quindi eh, diciamo, aiutare anche Brenno a fare migliori prestazioni. Sì, intanto un saluto a tutti e tre. La mia domanda è per Brenno. Sappiamo, rispetto a quello che ci ha raccontato il direttore sportivo Ceropolito, che la trattativa per portarla qui in Italia e a Bari è stata molto, molto lunga e anche complicata, fatta di nottate passate al telefono per definire i dettagli del suo trasferimento. Se ci può raccontare come ha vissuto lei quei momenti e perché è durata così a lungo? E come è andato il processo che qui in Italia si chiama di ambientamento in questi primi mesi? Perché si dice sempre che sia complicato no? entrare in un'altra cultura, un'altra lingua, un altro campionato. È davvero difficile, questo condiziona anche le sue prestazioni. Sì, buongiorno, eh, non lo so perché, perché si è allungato tanto, però eh, da, da quando... Eh, eh, sapevo dell'interesse dell del Bari la mia parabola è sempre sì eh, voglio eh, essere in Bari voglio arrivare a Bari e il restante il mio eh, procuratore stava eh, eh, cuidando e quindi, però eh, adesso mi sento, mi sento meglio mi sento più adattato con, con, con il paese con la lingua con, con tutti i miei compagni eh, perché l'inizio no non è facile perché non si può eh, capire molto bene, non si può parlare molto bene. però io ho, ho parlato con, con Matteo Zanucci di Sassuolo e lui mi ha detto per, uh, per uh, andare all'allenamento ascoltando la radio. Quindi, così eh, si può abituarsi eh, di più con la lingua e poi capire meglio veloce. Quindi, eh, io, io faccio, faccio questo ogni giorno e, e questo mi, mi aiuta a, a, star, a essere più abituato con, con la lingua. E, e questo. A Pissardo volevo chiedergli, dato che l'ho seguita quando ha giocato con il Monopoli, nella sua carriera sin qui, molto giovane, ha sempre giocato da titolare. Una delle sue caratteristiche principali è quella di rimanere imbattuto a Monopoli 14 clean sheet, eh, se, se questo è uno dei tuoi punti forti e poi invece se vorresti smussare quell'altro lato perché in carriera molto spesso è subito qualche cartellino rosso, insomma, se il, il carattere a volte ti, ti, ti frena insomma, e ti porta poi all'espulsione. Ma, beh, era quando sono stato espulso mi sembra due o tre volte, e sono stati errori secondo me di quando sei ragazzino e sono cose che poi non, non si possono giustificare, ho fatto degli errori ma è anni che non, negli ultimi anni non, non credo sia più successo e da quel punto di vista lì mi sono calmato tantissimo, anzi non, non penso negli ultimi anni ci sia stato più un episodio simile. Buongiorno, chiedo a Brenno, sappiamo che tu sei in prestito, però con la possibilità del Bari di acquistarti, ti chiedo qual è il tuo obiettivo personale? Cioè tu eh, vuoi fare una carriera europea, quindi desideri restare a Bari per più tempo e ti chiedo se questa, già da, da quest'anno magari pensi che si possa anche andare in Serie A? Eh, buongiorno, eh... Che voglio io? Eh, migliorare ogni giorno, eh, essere, essere meglio in, in quello che, che, che ho difficoltà e, e aiutare la mia squadra in tutta, tutte le partite. E dopo vediamo che, che, che succederà, però, però che, che posso dire che sono felice qui adesso e anche la mia famiglia e, e continuerò a lavorare per, 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 uh, per fare meglio ogni, ogni partita. Buongiorno, volevo fare una domanda a Brenno. Abbiamo parlato del, dell'ambientamento con la lingua, con i compagni, eccetera. Volevo invece capire il percorso in campo. Abbiamo visto in queste settimane qualche piccola incomprensione a Brescia, però la sensazione è quella di vedere un portiere più sicuro. I dati mostrano che tu sei il secondo miglior portiere della B per percentuale di, di parate fatte sui tiri ricevuti. Come, ti, come sta andando questo ambientamento e ti senti più sicuro anche sul terreno di gioco? Eh, buongiorno. Eh, sicuro che, 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 che la lingua è più, eh, troppo importante per, per eh, sentirmi sicuro. E perché a volte all'inizio volevo dire qualcosa, però non sapevo come, come dire, e, e, e parlavo in portoghese. Quindi. Eh, eh, però adesso mi sento meglio, mi sento eh, 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 che posso parlare, che, che loro eh, possono capirmi e, e quindi, quindi mi sento meglio mi sento meglio così Sì, buongiorno, volevo chiedere a Brenno eh, lui mh, per essere venuto a Bari ha passaporto eh, comunitario, penso italiano volevo chiedere da quale eh, diciamo, qual è il gancio che ti rende eh, che ti rende insomma eh, in, in parte italiano scusami ma non Buona sua famiglia uh -huh. Dei... Ah sì, sì 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 eh, Mio nonno era, era italiano eh, eh. No no no, il cognome Davoli Io non ho il cognome perché era mio nonno e quindi non lo so perché però il cognome Davoli della mia famiglia e mio nonno era di Cade il Bosco di sopra Questa è la domanda? Sì, sì, sì. Va bene. Cade il Bosco, sì Nono paterno. Materno. Pa, paterno, sì. il cognome del nono paterno? Il cognome di lui? È Davoli, però no... No, 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 io no, però non lo so per... perché, però il cognome Davoli, eh, non lo so perché. <ride> non lo so. Davoli va bene. Prego, sì, una domanda per, per Brenno. Salve Brenno, eh, lei viene a Bari, a, diciamo l'ingrato compito di venire a Bari dopo un portiere come Elia Caprila che in un anno è stato amatissimo che a Bari ha fatto, ha fatto la storia perché l'anno scorso ha fatto grandi cose. Se l'hai visto in parte ti sei eh, anche ispirato a lui e mh, in generale se hai avvertito, oltre alla difficoltà della lingua, la pressione, la responsabilità, sentendo anche l'ambiente di un paragone un po' pesante. Eh, lo so della, della, della responsabilità di, di, di essere portiere a Bari eh, e, e per questo che, che, che volevo imparare più veloce la lingua e, e, e per poter parlare con i miei compagni perché, questo dentro campo, è la cosa più importante per un portiere. E, e penso che. che che Quanto più veloce eh, imparare la lingua per me eh, sarebbe meglio, e, e quindi questo che, che, che ho cercato di fare. Prego, guardandovi a tutti e tre, tu mi sembri il meno brasiliano, bianco, ma al mare ci vai? Come no, il meno brasiliano? Guardando voi tre, tu mi sembri il meno brasiliano dei tre perché sei bianco. Ma al mare, da quanto tempo non ci vai? Eh, Farroni più brasiliano. Tuo nonno non andava eh, al mare. Io vorrei fare una domanda a entrambi i portieri, Farroni e Pissardo. Tanto è una domanda secca, possono, ris possono rispondere velocemente. Questa esperienza cosa vi darà per eh, la vostra carriera, sapendo che comunque partite un gradino sotto nelle, nelle gerarchie, cosa vi potrà dare questa esperienza qui a Bari? Prego Marco. Ma sicuramente è un'esperienza nuova, eh, e in una categoria superiore, io in tutti questi anni ho fatto sempre a Lega Pro, tranne un anno anche quando ero giovane la D, ma questa è stata un'opportunità che mi ha dato il Bari e non potevo lasciarmela scappare perché comunque... Provare a cimentarmi in una categoria superiore è sempre una sfida, e dato che ho, in, ho rincorso la B in tutti questi anni, non, non potevano accettare, indipendentemente dal ruolo che avrei ricoperto. Ecco. Sì, buongiorno, eh, penso che valga lo stesso per me. Sicuramente la, la posizione che ricopriamo non è la migliore per mettersi in mostra, ma dopo il, i percorsi che abbiamo fatto, sia cioè io che Marco, che sono molto simili. Eh, partendo dalla serie D, dalla serie C, eh, avere l'opportunità di potersi cimentare in questo campionato con, eh, anche con compagni di un, di un certo spessore, anche di categoria superiore, sicuramente sarà un'esperienza molto importante anche dal punto di vista del bagaglio personale. Senti una curiosità, se, eh, ma non è la domanda in assoluto. Se vi frequentate anche fuori, andate a fare una pizza tutti e tre ogni tanto, chi paga? Eh, se, se lo state aiutando anche ad inserirsi fuori, voglio dire, dalla, dal campo, oppure se è soltanto un rapporto professionale? No, allora, fuori dal campo, ovviamente, cioè noi siamo molto legati. Penso che si veda anche dalle piccole cose. Eh, fuori dal campo è un pochino più difficile in quanto abbiamo tutti delle famiglie, quindi diciamo abbiamo meno rapporto fuori dal campo, però no, assolutamente no. <ride> A parte qualche pallonata che ci tiriamo addosso da Marco, però dai. Sì, sì, no, un bellissimo rapporto. Tu sai che forse ti è arrivata all'orecchio il fatto che eh, noi italiani, soprattutto gli addetti ai lavori, dicono... Sì, ma perché andare a comprare un, un portiere dal Brasile? Il Brasile è eccezionale in tutti i ruoli tranne che nel portiere, perché ha dato esempi eh, straordinari per, per tanti giocatori di classe. Il portiere: noi abbiamo avuto in Italia Taffareu, che ha fatto molto bene, però non è che ci sono grandissimi precedenti di portieri brasiliani, di, eh? di, di Dida, Giulio Serra. Dida, però, ha alternato, eh? non è che è stato sempre tu, eh, sei venuto anche, dire, hai dentro questa, questa voglia anche di dire: No, in Brasile nella mia terra ci sono anche portieri bravi. Guardate a me, sì. no, non pensate ai luoghi comuni, perché nel calcio ci sono tanti luoghi comuni. Sì, sì, sì lo so che, che, che qui c'è questo tipo di pensamento per, per portiere brasiliano, però, però sì, è una, una... voglia come dice. Mostrare che, che è la mia qualità, è il mio lavoro e, e quindi penso, penso così. Sì, 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 sì. No, volevo tornare un attimo indietro su, con Farroni e Pissarlo. Sulla trattativa che vi ha portato a Bari. Una trattativa che si è sviluppata. Diciamo, nelle, nelle ultime ore. Come avete vissuto voi, questo, le ore? Diciamo, del uh, ultime ore del calciomercato. E cosa, diciamo, cosa vi ha spinto ad accettare? Un po' avete risposto, però. No. Eh, io è stata una trattativa nata gli ultimi giorni, mi sembra il 29 di agosto, sì. Eh, e io ho detto subito sì, più che altro anche perché ero in una situazione un po' particolare che ero a Novara, ma ero fuori dal progetto, quindi stavo aspettando una soluzione. Fuori dal progetto di Novara? Eh sì. <ride> <ride> e... <ride> non voglio esprimermi su questo e mi ha chiamato il direttore io ovviamente ho accettato subito però eh, c'è stato un attimo di difficoltà con Novara perché il Novara non voleva fare scambi non, non voleva vabbè è stata una trattativa lunga e poi alla fine si è sbloccata proprio l'ultimo giorno a due ore prima del calciomercato e sono riuscito ad andare a rescindere proprio al fotofinish e poi sono venuto tre giorni dopo a firmare sì, per me invece è stata più o meno la stessa cosa sviluppata tutta gli ultimi giorni di mercato. Eh, avevo altre piste, altre opportunità, però diciamo che la chiamata del Bari non si poteva rifiutare in quel momento. Sì, sì ho due domande, una per Brenno e una per Farroni. Eh, volevo chiedere a Brenno eh, se... Eh, anche la Puglia per come è fatta eh, Bari, la nostra città, insomma se eh, vede delle analogie no? anche dal punto di vista della vita eh, che può legare, in qualche modo può facilitare il, processo, il suo processo di ambientamento al di là poi della cultura e, e se conosceva la nostra terra, la nostra città e anche il calcio, la storia di questa città. Invece per quanto riguarda, eh, chiedo scusa, Pissardo, Volevo chiedere ehm, quanto l'esperienza nelle giovanili dell'Inter eh, ha rappresentato una tappa importante di formazione nella sua carriera perché ricordo che tra l'altro si parlava molto bene di lei come anche un, una possibile esplosione diciamo, tra i pali e se c'è qualche piccolo rimpianto per come è andata finora la sua carriera. Uh, sì, penso che, 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 che la Puglia è... È una, una regione qui che è un po' simile con, con il Brasile perché siamo a novembre e non ho bisogno di felpa, niente. quindi il clima è il simile, quindi è, è, penso che, che, che questo aiuti sì, la, la datazione. Bueno. Eh, no, allora, fare il settore giovanile dell'Inter sicuramente aiuta, diciamo. E aiuta da una parte non aiuta dall'altra, perché sicuramente sei in uno dei top club italiani e europei, eh, però qualche volta eh, per esplodere devi essere un top player da Inter, quindi magari giocare a volte, non dico sempre perché ognuno ha la sua esperienza, in società meno blasonate, eh, ti può essere... Eh, può aiutarti perché magari puoi andare in prima squadra, eh, magari a fermarti in prima squadra con loro e con l'Inter è, è molto difficile. Però sicuramente eh, penso ti dia una formazione eh, extra campo che io mi porterò dietro sempre perché da quando avevo 9 anni sono all'Inter e mi hanno educato, mi hanno insegnato a vivere. E, no, rimpianti per come è andata la mia carriera? Finora non ne ho, io ho sempre. Ho eh, cercato di dare il massimo eh, ovunque sono andato e sicuramente ho sbagliato perché eh, ho sbagliato magari scelte o decisioni o eh, sempre parlo fuori dal campo, poi in campo sbagliare ci sta sempre, eh, però rimpianti non ne ho, ho fatto sempre il massimo e quando uno penso dal massimo non, non può avere rimpianti. Ecco. Prima di essere qui... No, 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 no. no. A Breno le volevo chiedere uh, se ha parato dei calci di rigore nella sua carriera e poi se ha qualche rimpianto invece nella partita contro il Brescia è andato molto vicino a parare il rigore a Moncini invece le, le sfuggite, insomma, se, se è sfuggita, se lo considera un errore o sfortuna o come lo giudica? Uh, penso che è sfortuna perché noi studiamo il eh, calciatore e, e sapeva che, che probabilmente lui calciava a sinistra. E quindi ho saltato un po', un po su e eh, purtroppo la palla è passata giù. Sempre a Brenno, un po' di soldati di Porto Alegre c'è? Cioè. Come? Un po' di soldati di Porto Alegre. <ride> no, no, eh, Porto Alegre è una, una città importante perché... Eh, eh, vivi là sette anni della mia vita e ho conosciuto mia moglie là, però, però sono, sono, sono bene qui. Io la domanda a Farroni e a dire come si vive sull'altalena? Una settimana fa il secondo uno, l'altra settimana lo fa l'altro. Vabbè, Brenno vuole fare fuori i secondi, tutti e due, però voi due come vi alternate? Come vive? Non sapete in partenza di essere chi è il secondo no? No, noi facciamo sempre il massimo. Poi, ovviamente, il Mister prende le sue decisioni in base alla settimana, in base a chi vede meglio. E quindi, noi lavoriamo. È una cosa anche che noi da stimoli, sia da stimoli per, la, per gli allenamenti, e, e questa è una cosa, secondo me, positiva. Ha detto tutto Ale, eh, il mister prende le sue decisioni penso di settimana in settimana e per noi è uno stimolo e non ci si può diciamo eh, sedere e devi sempre stare sul pezzo, allenarti sempre al massimo e questo aiuta diciamo. Allora io ho un'ultima domanda sempre per, per Brenno. Eh, Dall'esterno quello che ho potuto apprezzare delle sue prestazioni in questi primi mesi con il Bari è una crescita, soprattutto che si è vista nelle ultime due partite con due parate che alla fine sono risultate decisive, c'è poco da fare ai fini del risultato. In occasione del suo trasferimento si è parlato un po' del possibile aspetto da migliorare nelle uscite, se sente davvero questo un... Diciamo, punto su cui migliorare e dove crede di dover ancora migliorare? Ah, pe penso che sì, però, però penso che, che eh, la, eh, la fiducia per fare le cose eh, con un po, po' di tempo anche eh, per conoscere il, i miei compagni e, e la forma che, che si gioca il calcio qua, però, però, però penso che sì, è un punto che, che devo, devo, devo migliorare. Volevo chiedere a Brenno, sulle 12 partite che hai giocato, eh, qual è stata secondo te la prestazione migliore che hai fatto e quella in cui ti sei piaciuto di meno? Questa è la prima cosa che ti chiedo e poi volevo tornare su una cosa che ha chiesto prima il collega, per venire a Bari hai attraversato il mondo, no, non è una scelta facile, quindi mh, volevo chiederti davvero se qualche volta pensando al futuro... Ti vedi in una, in una carriera italiana europea magari continuando col bari oppure insomma pensi che, che dovrai rientrare in brasile uh, per me uh, la partita che ho fatto meglio penso che uh, penso che la scorsa con uh, uh, anche cremonese uh, la che 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 voglio dimenticare individualmente, penso che con Pisa non ho fatto bene. E, uh, e sì, voglio, voglio eh, essere qui, voglio eh, avere una, una carriera eh, europea, e questo è il mio, mio come si dice? obiettivo, obiettivo sì. L'ultima, l'ultima prima da mangiare. Che è successo al gremio? Fino a un certo punto bene, poi qualcosa si è rotto fra te e il gremio oppure, oppure no? Non lo so perché eh, è una, una, una scelta dell'allenatore per, per me non giocare di più, e, e io voglio sempre essere, essere giocando. quindi Penso che tutto il calciatore pensa così. Quindi, quando c'è eh, l'opportunità di venire a Bari, e per me era una, una esperienza eh, grande di, di essere qui e di giocare qui in Italia. Quindi, eh, non lo so che è successo là, però, però posso parlare di qui. Ragazzi, Brenno, Farroni e Tisab, vi lasciamo per la seconda seduta d'allenamento, grazie a voi che ci avete seguito.